tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Siamo nella chiesa di San Giovanni, San Giovanni di Lecco, con Nicola De Gennaro e Giuseppe. Prima di tutto, Nicola, un bel lavoro. In questo momento purtroppo non c'è l'artefice principale Elia, che è impegnato in una visita e non può essere presente. Quanto tempo di lavoro c'è dietro a questo presidio? Noi siamo dietro del mese di agosto, che siamo un giorno, noi prepariamo giù a basso, dopo quando è pronto, che è il tempo dovuto, lo portiamo su pezzo per pezzo, dopo lo montiamo, ci sono tutti i nostri collaboratori. Io faccio roba lì, diciamo, non è che io sono tanto, però io faccio i lavori più materiali, a dire porto su, noi mi comandano, vado giù, vengo su, ci sono i giorni che faccio anche 7-8 viaggi, andare su, giù. Dopo quando vengo su mi riposo un po', dopo Elia mi fa, Nicola vai giù, prende subito di corsa. Ricorsa, sì, Elia vi tiene sotto. Elia tiene proprio sotto, che diciamo... Finché che noi possiamo, lo facciamo sempre, che abbiamo la passione, abbiamo tutto il sapere fare, poi ci sono i nostri collaboratori che ci insegnano come dobbiamo fare, gli elettricisti, dopo quelli mettono le statuine, noi, insomma, è il nostro impegno, però lo facciamo tutti volontari, che non vogliamo niente, facciamo proprio con passione. Col cuore, tutti quanti col cuore lo fanno, tutti. Giuseppe, tema della natività quest'anno ha l'ambientazione proprio, diciamo, nei luoghi in cui è avvenuta. E il tema, per esempio, è sulla Palestina. E dopo è stato creato tutto dal signore Elia, il lavoro è stato lungo per quest'anno, perché lui ha cominciato presto a fare tutto l'insieme, dopo ha avuto problemi di salute e sembrava che non riusciamo a farlo, però un gruppo qua di volontari piano piano siamo riusciti a assemblare ancora questo presepio. Spero che la gente apprezzi, perché c'è stato dentro un bel lavoro come presepio. E anche i bambini, lo facciamo più che altro anche per i bambini, che per non perdere certe tradizioni del Natale, che è bello farlo vedere anche ai bambini. Vogliamo magari ricordare anche gli altri volontari che hanno contribuito? Luigi, Giuliano e quell'altro, Gianni, e poi c'è Paolo, che hanno aiutato a montare tutta l'attrezzatura. Anche Fedele, fratello di Paolo, ha aiutato anche lui. Sì, quello 5-6 che siamo erano presenti, cioè quando c'era il grosso da fare, eravamo qua 5-6, siamo riusciti ancora a fare questo bel presepio. Per me mi piace, speriamo che piacerà anche alla gente. Alla base del presepe c'è una scritta: vestiti di gioia. La gioia della natività, la gioia è soprattutto negli occhi dei bimbi. Sì, quello sì. I primi bimbi, poi gli adulti sono un po' grandicelli, però dopo noi facciamo per i bimbi, facciamo per tutti i bimbi, che io sono amante dei bimbi. Quando io vedo i bimbi, anche i miei nipoti, anche quelli strani, mi apre proprio il cuore. Ecco, Giuseppe, vogliamo dire sino a quando è possibile ammirare questo presepe e soffermarsi un attimo in meditazione, visto che siamo il presepe giustamente ospitato in una chiesa? Ma fino al 25, no? Fino al 25 di gennaio. Gli orari? Gli orari sono, mi pare, dalle 8 alle 12 e dalle 3 alle 6. Benissimo, per chiudere vogliamo fare gli auguri di buon anno e l'invito alle nuove forze di unirsi a questo gruppo. Certo. Va bene, faccio tanti auguri di buon anno a tutti e che venga ancora qualche volontario a aiutarci per continuare questa tradizione del presepe. Va bene, io lo stesso, come ho detto Giuseppe, dico anche io uguale, che venga qualche volontario di più, perché chi si ammala,
quest'anno avevo tanti acciacchi, è morto anche mio figlio, che non sono tutto giù, però dopo adesso mi sto tirando su, insomma è così. Poi alla nostra mancanza anche di Elia, che ha avuto problemi, poverino anche lui, però o bene o male ci siamo riusciti di tirarlo insieme, un po' scappa di qui, scappa di là, però abbiamo riuscito anche per quest'anno a compiuterlo. Ringraziamo la televisione qua che è venuta a farci visita nella nostra parrocchia come tutti gli anni. Grazie a voi che nonostante i problemi ci avete portato un momento di gioia. Whoa.